Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e oggi siamo tornati su Tsubasa Zero. Siamo tornati su Tsubasa Zero perché per la prima volta, oddio, per la prima volta mi sembra strano dirlo, per la prima volta su Tsubasa Zero è uscita una leggenda, ovvero Roberto Ongo. Ora, Roberto Ongo noi l'abbiamo già visto su Dream Team, su Katsu, cioè in realtà solo su Dream Team, però sappiamo a sentore di proprio di naso che quando fanno uscire Roberto significa carta OP, infatti carta OP come la merda. Andando a vedere nel dettaglio perché carta OP come la merda, ma proprio come la merda, come la merda, come la merda di Sant'Antonio, Roberto praticamente c'ha la connessione con Tsubasa, quindi se Tsubasa è nel campo 50% in più, che poi in the roster potrebbe anche essere la panchina, No, deve essere posizionato in maniera giusta, quindi niente panca, mi sono entusiasmato un attimo per niente. E poi insieme è uscito anche un nuovo Tsubasa, vabbè, sciacqua la rosa, viva Agnese, fai uscire un nuovo Roberto, fai uscire un nuovo Tsubasa, sembra proprio l'anniversario di Dream Team dell'anno scorso, guarda, guarda, ci manca solo Santana, poi l'hai fatto. Allora, il banner com'è? Il banner non ti garantisce niente, ogni step, cioè ogni volta che provi a pullare fino a 6 volte ti aumenta le possibilità di prendere un personaggio, quindi praticamente in poche parole ti si alzano i rate più che pulli fino a un massimo di 6 volte, quindi se in queste 6 volte non becchi un cazzo di niente ti puoi pure prendere la corda, impiccare l'account e buttarlo, non che su base a zero se non pulli qualcosa ti devi uccidere. Però comunque non pullare fa male proprio al cuore, fa male in sé. Quindi, senza dilazionarci troppo sul perché, non chi è, dov'è, chi è su Telegram con me, sa benissimo che sono tipo 2 giorni da sabato che non dormo, quindi... No, sabato no, da domenica, sono 2 giorni, ok. Va bene, comunque, andiamo. Siamo pronte? Non tanto in realtà, metto un po' paura dello Shaft. Anche perché per ora è un monster account, anche se su base a zero è un monster account. Mi dispiacerebbe un sacco vedere un monster account buttato in da toilet per un poco di seccia, per un po' di sfiga. Mi dispiacerebbe troppo. Vuota. Già. Cioè, già iniziamo proprio stramale. Porca vacca. Allora, già mi ha dato dei ticket. Ok, a 15 estrazioni ne posso pullare un... Calmati. Ok. Rate aumentati. Caricamento è sempre positivo. Ok, un SSR. Che poi pure se esce Tsubasa o Roberto, devo comunque, in generale, continuare a pullare per l'altro. Quindi il banner più trappola del 2020. Eccolo qua. Ma è bello che esce un SSR, ma non è né Roberto né Tsubasa, cioè quella sarebbe proprio una di quelle trollate di dimensioni catastrofiche, cioè ti esce un SSR, non è né Roberto né Tsubasa, tu stai pullando per Roberto e per Tsubasa, no, proprio l'ultimo, cioè proprio niente, io speravo in due, sai, speravo male. Ok, ora vediamo dalla sagoma. La sagoma? Ma vaffanculo! Cioè io sto pullando in un banner di merda e tu mi cacci pure uno che non... Calmati. Niente SSR. E già siamo al terzo step. Porca la puttana bastarda. Quarto step. Cioè, un altro Tsubasa lo trovo, ma Ongo non lo trovo. Neanche qua, niente. Incredibile. Ultimi 2 step. Dopodiché devo andare solo a piangere sotto i ponti. Carica. Ok, un SSR. Un SSR ci dovrebbe essere, anche se quella è l'animazione un po' falsa. Però un SSR ci dovrebbe essere, non sappiamo dove, anche più di uno. Dai.
ma vaffanculo! C'è l'unico sostituibile! Tu sei l'unico tra i due che è sostituibile! Che cazzo me ne faccio di te in un team tutto brasiliano? Dai, sii onesto con te stesso, ma che me ne faccio? Dai, spaccati un'altra, ti prego, spaccati un'altra palla, dammi Roberto. Cioè, io che spero di prendere Roberto è proprio un troll, mamma mia, mamma mia. Dai, dai, l'ultimo, l'ultimo, dammi SSR sull'ultimo. Dai, 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 ma vaffanculo! Un altro, un altro! Cioè, ma mi stai sfottendo? Cioè, ma mi stai seriamente, ma mi stai sfottendo? Ma come cazzo è possibile due sano? Cioè, due sano di due generazioni diverse, ma mi stai piando per il culo, porca madosca. Cioè, ma mi stai sfottendo, due sano. Cioè, ultima pullata. Che cazzo sono sti ticket, mo? Ah, la posso fare pure con i ticket, capirai? Cioè, gran cazzi, come lo faccio? Questa è una possibilità massima, cioè più aumentata di questa non esiste, quindi è la mia ultima possibilità. Un SSR c'è sicuro che è l'ultimo, quindi dobbiamo sperare che si spacca qualche cazzo nel me. Oh, 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 oh! Ma vaffanculo, Chester, ma vaffanculo! Quando mi serviva inizio gioco, niente, non mi usciva, quel Chester non mi usciva mai, neanche pregando le madonnine. Ora bellissimo, ora esce con la pala, mattina, sera, pomeriggio e notte. A notte soprattutto esce a go-go. Ma che cazzo, cioè, ma proprio seriamente, ma che cazzo? Dai, 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 ma vaffa, un altro sano ancora! Boh! Cioè, dire scripted è dire poco. Cioè, questo non è scripted, è peggio di scripted, è ultra script. Ultimo, dai. Cioè, ma seriamente stiamo facendo? Ma veramente state facendo? Ancora 6-6? No, niente SSR. Sì, SSR subito. Ma mi stai sfottendo, Dio! Ma cosa me ne faccio io di tutto? Dai, esce un altro sano, perché no, ci sta un altro sano, è giusto, è corretto, vai sano, dammi sano, dammi sano, vai, dammi un altro sano. Letteralmente buh. Cioè, io mi devo farmare come un cane per riuscire a fare le cazzo di palline di merda per poter droppare sto cazzo di ungo di merda. Che non mi è uscito, cioè mi è uscita la madosca, mi è uscito pure i bu. Testa in retap, gli altri stanno allo 0.1. No, vabbè. Step 6, 1% ungo. Ma vabbè, praticamente devo passare i prossimi giorni, le prossime ore, come lo volete buttare, a praticamente farmare. Tanto c'ho tutti gli stage da farmare. Devo farmare come un mongo spastico demente per riuscire a prendere Ungo. Cioè, io sto Tsubasa in un team completamente latino.
io sto Tsubasa dove lo metto? Cioè, in un team così, io Tsubasa dove lo metto? Già c'entrava male prima, ma ora c'entra ancora peggio. Cioè, c'entra una chiavica. Logicamente Tsubasa mi doveva, cioè non è che mi poteva dare Ungo e mi toglievo il pensiero, mettevo un Tsubasa a farlocco, no, no, Tsubasa. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che lo Smadonna Pool sia stato un po' più interessante, visto che non porto un video da secoli, ci ho perso probabilmente un po' la mano, però è quello che è, quindi si accumula e si riprova, niente di più, niente di meno. Vi farò sapere, cercherò di registrare il prossimo pool, tanto c'ho ancora tutta la storia da fare, cioè c'ho letteralmente tutta, ma proprio tutta la storia dall'A alla Z da fare, c'ho tutta la storia da fare, quindi non è un problema reale, fine d'ora ero stato abbastanza fortunato, non è un problema reale riuscire a fare tutto, cioè posso tranquillamente fare un sacco, ma proprio una marea di gemme. Il discorso è che non volevo conservare, cioè fine ora ho conservato, sono stato culato, ma ora Ungo ha detto fuck you bitch, quindi si farma e poi ci si riprova. Quindi per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo visto e spero di non averci perso troppo la mano e ragazzi ci becchiamo alla prossima, baci a cascata.